Corpus Domini ha dato dei segnali molto incoraggianti anche per il proseguo della stagione. Abbiamo avuto un weekend di 3-4 giorni in particolare delle festività con una media attorno al 90%, direi con picchi, con innumerevoli picchi di tutto esaurito in molte strutture, quindi molto soddisfacente. Diciamo che nel complesso le festività dal metà maggio ad oggi hanno dato un dato complessivo attorno al 62-63% di occupazione media, chiaramente con i picchi nei weekend e nelle festività anche lì attorno all'80-85%. Chiaramente l'infrasettimanale a maggio ne risente un po', ma sono numeri molto incoraggianti, ripeto, che ci fanno ben sperare per una stagione 2022. I dati ce lo confermano, le presenze di lingua tedesca, quindi Austria, Germania e Svizzera in particolare, hanno superato il 50% dell'occupazione alberghiera di questo mese, diciamo così, di festività. Gli imprenditori hanno cercato, come sempre, con grande generosità di assorbire il più possibile l'aumento dei costi, che è evidente ed era inevitabile purtroppo. Credo che un piccolo ritocco alle tariffe forse sia anche stato fatto in alcuni casi, devo dire che evidentemente non sono stati così significativi da compromettere il nostro mercato e la nostra appetibilità come comparto turistico. I dati che abbiamo appena illustrato ce lo dimostrano, quindi evidentemente i nostri colleghi, i nostri soci sono riusciti a fare quello che sono sempre stati in grado di fare, ovvero di offrire e garantire un'offerta qualità-prezzo di indubbia qualità.